Ciao, allora in questo video volevo farvi vedere tre dei nuovi pennelli Real Technique. Volevo farveli vedere all'opera. Ho preso quelli un po' più particolari. La collezione si chiama Bold Metals, sì, Bold Metals Collection. E ci sono tre metalli diversi, quindi c'è credo che questo dovrebbe essere, non so cos'è, rame, forse copper, sì, rame. Poi c'è l'argento e il color oro. E il color oro è una forma un po' particolare, un po' a triangolo. Il pennello per il contouring è questo, che è un po' che è piatto e cicciottello, quindi po' rettangolare come forma, e poi c'è quello per ombretto che è questo qui, un po' sicuramente tra i tre quello più tradizionale. Quindi adesso vi lascio alla prova pratica e ci vediamo subito dopo, così vi do le mie impressioni, vediamo cosa ho combinato. Questi erano i tre pennelli all'opera. Allora, cosa ne penso? Trovo che il pennello per il fondotinta non è male, però non è, insomma, niente di speciale. Sicuramente molto bello esteticamente. Credo che siano tutti e tre molto carini. Questa linea è davvero molto bella. Però dal punto di vista pratico, non lo so, preferisco, devo dire la verità, preferisco i pennelli tradizionali Real Technique, o addirittura devo dire che preferisco ancora di più la spugnetta che ho fatto vedere in qualche video, quella che si è arancione, e che somiglia alla Beauty Blender, però la trovo superiore alla Beauty Blender e costa anche di meno. Questo, anche il pennello per l'ombretto, insomma, è piuttosto morbido, molto morbido, non perde peli, l'ho lavato un paio di volte, quindi sicuramente è un buon pennello, però niente di eccezionale. Questo è quello che mi piace maggiormente, soprattutto per la forma, perché trovo che sia perfetto proprio per l'incavo delle guance. Riesce anche a sfumare bene, dipende da come si posiziona il pennello. Quindi tra i tre questo è quello che preferisco, perché sì, questa forma triangolare è sicuramente diversa, però insomma non è niente di incredibilmente utile durante l'applicazione. Questo mi piace, ci sono altri pennelli simili a questo? Assolutamente sì. Questo è anche molto carino. Ed è tutto, quindi spero che questa veloce review dei pennelli Bold Metals vi sia piaciuta e come al solito fateci sapere se avete avuto modo di provarli. Vi mando un grande bacio, ciao!